Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale e benvenuti ad un nuovo vlog in cui mi vedrete ancora una volta studiare. Inizia a fare particolarmente freddo, sebbene le giornate siano bellissime, questa settimana il tempo è stato veramente bellissimo, però comunque fa freddo. Vi porterò con me in questa giornata sperando di motivarvi a studiare. In particolare oggi sto utilizzando moltissimo la tecnica dell'active recall e sto cercando di studiare mettendo in pratica quello che ho imparato e quindi cercando di essere molto attiva nello studio e non passiva. Quindi vedrete come utilizzo queste tecniche. Dopo aver letto un pochino del mio libro a letto, mi sono alzata, sistemata e alle 8, mi sono seduta alla scrivania per iniziare a studiare. Ho ripetuto alcuni concetti studiati il giorno prima e poi mi sono immersa nel mio libro di procedura civile, al fine di portare a termine tutto il capitolo e quindi finire un grosso blocco di studio. Durante la lettura cerco sempre di essere attiva e di interagire con il testo, con quello che leggo, comprenderlo a fondo e collegare le nozioni nuove che incontro con quelle che ho già studiate, in modo da avere un apprendimento strutturato. Se incontro qualche nozione o qualche concetto da approfondire, lo scrivo su un post-it accanto a me in modo da non interrompere lo studio. Dopo aver completato lo studio, dell'argomento al quale mi ero dedicata per alcuni giorni, ho verificato sul mio iPad di aver effettivamente portato a termine tutte le letture che mi erano state assegnate e di avere gli appunti in ordine e poi ho iniziato a ripetere l'intero argomento. Ripetere ad alta voce può essere molto faticoso, però io trovo che sia la tecnica migliore per assicurarsi di aver veramente compreso quello che si è studiato e di riuscire a spiegarlo a qualcun altro, anche se in questo caso non lo sto spiegando a nessuno, sto soltanto parlando a me stessa, però trovo sia molto utile e vi consiglio di provare questa tecnica per migliorare i vostri risultati. Mi sono poi semplicemente spostata sul letto per stare al caldo sotto le coperte e ho continuato con la stessa attività di ripetizione, fino alla fine di tutto l'argomento che avevo studiato. So che molti di voi riescono a studiare soltanto sulla scrivania e credo che in parte sia normale, io invece riesco a studiare ovunque, quindi è per questo che cambio pe spesso postazione. Alle 12 in punto ho fatto una pausa pranzo, molto breve perché avevo intenzione di uscire con alcuni amici al pomeriggio e quindi volevo portarmi avanti con lo studio il più possibile prima di dedicarmi allo svago. Subito dopo essermi fatta una tazza di tè, mi sono immersa nello studio concentrandomi su questo parere di diritto civile. Ho analizzato la traccia, ho iniziato a preparare la mia scaletta e mi sono veramente concentrata per richiamare, tutte le conoscenze che avevo acquisito nel periodo precedente. Ho finito di fare la scaletta e di pianificare tutto il mio parere, sperando di averlo fatto giusto, non lo so ancora. E mi sono fatta una doccia, mi sono preparata perché sto per uscire per andare alla World Press Photography Exhibition, che è una mostra di fotografia che c'è ogni anno a Copenaghen e che sono molto contenta di andare a vedere, non vedo l'ora. E quindi mi sono preparata, peraltro è una giornata bellissima e la mostra è a una ventina di minuti a piedi rispetto a casa, quindi andrò a piedi così potrò farmi una bella camminata e poi al ritorno, dopo una bella pausa e un po' di ispirazione data dalla fotografia, ricomincerò a studiare.
Purtroppo a causa del Covid gli ingressi alla mostra erano molto limitati e quindi non siamo riusciti ad entrare, ma l'abbiamo guardata online, vi lascio il link se vi interessa. E quindi abbiamo fatto una passeggiata un po' più lunga e poi siamo andati in libreria per trovare un pochino di ispirazione e anche per immergerci nel mondo della cultura. Questa libreria di Copenaghen è veramente bellissima. Sulla via del ritorno ne ho poi approfittato per fare un po' di spesa. Alle 16.30 mi sono riseduta alla mia scrivania, mi sono rimessa sui libri ed in particolare ho seguito una esercitazione guidata online che aveva ad oggetto il parere che avevo svolto durante la mattinata, quindi ho tratto alcuni spunti per migliorare la mia tecnica di ragionamento e di argomentazione. Trovo che applicare quello che ho imparato facendo esercitazioni pratiche e quindi scrivendo pareri e atti giudiziari sia uno dei modi migliori per fare active recall e veramente interagire con quello che ho appreso. Finita l'esercitazione, ho preso il mio tappetino da yoga e mi sono dedicata un pochino all'esercizio fisico con pesetti e esercizi a corpo libero. E poi ho fatto stretching principalmente per la schiena in modo da sollevare il mio corpo dopo una giornata passata in gran parte alla scrivania. Ho poi mangiato una pizza che ho preso da asporto con il mio fidanzato e poi ho fatto con lui una breve passeggiata serale. Tornata a casa, ho dedicato soltanto mezz'ora a finire di sistemare alcuni punti della mia esercitazione anche alla luce della lezione, in modo da completare del tutto questo argomento, completare il ripasso e poter passare a un argomento nuovo il giorno dopo. Ho poi velocemente deciso e annotato il mio piano di studio per il giorno successivo, in modo da poter riprendere velocemente a studiare la mattina dopo. Mi sono rilassata un po' e poi sono andata a dormire. Spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia mostrato come sia possibile in realtà conciliare lo studio con altri impegni di vita, una vita sociale, l'esercizio e il tempo dedicato a se stessi. Spero anche che vi abbia motivati a studiare e a cercare di avere uno stile di vita equilibrato. Io vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.